Di che cosa si occupa il centro di competenza? Allora, il centro di competenza è un'organizzazione istituita dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, ex MISE, nel 2019, e ce ne sono 8 in Italia, distribuiti sul territorio nazionale. Noi siamo quelli più a sud, quindi gestiamo la Regione Campania, la Regione Puglia e la Regione Basilicata, con l'obiettivo di promuovere la digitalizzazione delle imprese, delle piccole e medie imprese essenzialmente, e supportare il loro percorso di crescita. Quindi quello che facciamo è trasferimento tecnologico. Il centro di competenza del Meditech è un partenariato pubblico-privato. È composto essenzialmente da tutte le 8 università della Campania e della Puglia che portano le competenze e il 22 grandi aziende, diciamo, grossi player nazionali che portano invece le loro competenze industriali in un'ottica di open innovation. Oltre a questo c'è un ecosistema abbastanza ampio attorno al centro di competenza formato da quasi 80 piccole e medie imprese che sono comunque soggetti vaganti, aderenti con piccole quote, ma che hanno la voglia in qualche modo di contribuire al percorso, diciamo, di crescita non soltanto di loro stesse ma a supporto delle altre PMI che ruotano attorno. Quali sono gli strumenti che avete a disposizione per supportare le aziende, in particolare le PMI? Allora, i centri di competenza tutti si muovono lungo 3 assi, che sono essenzialmente quello dell'orientamento, no? al processo di innovazione e quindi attività consulenziali. Sono quelle della formazione, è molto importante la formazione, diciamo, delle imprese, dei dipendenti delle imprese in un'ottica di upskilling, quindi far crescere uno skill che già hanno su un livello tecnologicamente più avanzato, o il reskilling per quelli che non hanno competenze, quindi fare, diciamo, una formazione da zero, non hanno le competenze ma che sono necessarie a un processo di trasformazione dell'azienda. Terzo punto invece su cui ci muoviamo è quello che viene chiamato oggi, diciamo, in ottica europea, perché noi facciamo parte anche degli European Digitalization Hub, che sono questi cluster di cluster, cioè aggregazione, e si chiama Test Before Invest, cioè questo è il termine inglese, il termine italiano è bruttissimo, prova prima dell'investimento, così ha messo il limit, però sono tutte quelle attività che permettono, diciamo, attraverso degli asset che i centri di competenza hanno a disposizione, sono dotati, o quelli dei propri partner, di permettere una sperimentazione, una sorta di prototipizzazione alle aziende che vogliono testare una tecnologia. All'inizio hanno paura di fare un investimento, no, dal punto di vista economico, o non hanno fondi necessari. Lì possono provare, toccare con mano una sperimentazione per poi decidere di fare effettivamente un investimento per questo test before investment.